Buongiorno. Silenzio in aula. Oh, fai attenzione, figliuolo! Ma non ci vedi? Vai, fermi. Oi, raga, dove siete? Io sono già arrivato. Vi aspetto qui alla pensilina. Cioè, saremmo già lì se non ci fosse questa povera creatura. Silenzio in aula. Perché magari usiamo una parola che non risulta poi comprensibile al di fuori di Messina. Invece, Maranza. Ma che vai dicendo? Se ti ho aspettato un'ora, te e i tuoi capelli da maranza. Ah? E questa chi è? Ci faccio un reel sul Tok Tok. Sei di mezzo! Cioè, stai guidando, quindi sei già lontano. Sei di mezzo! Silenzio in aula! Chisto. Non vedi che sto facendo una foto? A momenti mi facevi cadere! La prima cosa che lei dice è: ragazzo, vai, sveglia, di una cosa del genere. Ma è tipo letteralmente come svegliarlo? O non so. Sì, lui è per terra, è appena caduto, quindi tu lo stai scuotendo. Ehi ragazzo, svegliati! Dobbiamo prestare attenzione alla tensione. Sposti l'appuntamento delle 12 alle 12.08. Allora andiamo a vedere. Allora, se andiamo a vedere le iscrizioni, ha usato tutta una serie di strumenti grafici per dare un'idea, un'aspettativa, e poi ci ha creato dietro tutta una storia che è l'opposto, per cui questa cosa automaticamente ci fa ridere tanto. Ridete? Perché la tipologia di stilizzazione delle forme, la forma di alcuni elementi, la forma base delle teste, dei nasi, eccetera, degli occhi, soprattutto sono quelle lì. Queste sono le scenografie, che arrossino un po' da sketch, sia la Torre Eiffel, vedete? Una volta che ho la sceneggiatura, devo fare un'operazione che si chiama spoglio della sceneggiatura, che si fa anche nel cinema. Si va nel cinema, tu vai dentro il cinema e fai lo spoglio della sceneggiatura. Spoglio la sceneggiatura. Con una musica tipo 9 settimane. Ciao Laura. Io so che sta per arrivare una granita. Lo so anche io. Che io non mangerò. Ma io sì. Allora, l'ho provato bene ieri, ci devo riuscire oggi. Esatto. Quando ti vado, questa azzurra sera, questa montagna sempre smira di me, come pare una figliola di vita. Occhiamo vento, l'esta che cammina, così devi, quasi ogni mattina, tu raggiungi su una bocca dell'acqua, e la figliola l'esta che cammina. Wow, il nostro dialetto così sembra quasi musica. Di cosa racconta quello che hai scritto? Il nostro dialetto è musica. Da anni qui non viene più nessuno. Okay. Fai con l'amico, non è che gli dici ci andiamo al cinema stasera. A voglia! Ce lo faccio con un tono basso, però poi rende appunto come ha detto lui che è. No, perché sembra che lo stai sussurrando a quel punto. Cioè non si sente proprio. Se non lo faccio con la mia voce. Da anni qui non viene più nessuno. Siamo rimasti solo noi. Mm-hmm. Fichissimo. Perché c'è Laura. Mi fa sbagliare. Emozioni, non ci devono essere i buchi, sennò il colore se ne va dove vuole lui. E abbiamo il nostro omino verde, gli mettiamo il maglione pure a lui e facciamo lo scheletro. Quando vado ad animare, mi
voglio muovere il braccio, chiaramente questo fa perché è tutto insieme, quindi devo fare il braccio a parte. Faccio velocemente un braccio qua. Lo posso animare tranquillamente. E se io muovo il corpo, vedete che il braccio lo segue. Chiaro? Ma secondo voi, per far parlare un personaggio, per potergli far dire tutte le cose possibili e immaginabili, quante forme della bocca devo fare? Devo prendere? 54. Sì. 2. 59. 20. 20. 20 quadrato. Oh, 100. 104. 104. 25. 25. 85. 85. Già con quattro forme ce la caviamo. Perché? Usavo, noi diciamo bocca e la mucca. Mucca. M, B e P sono bocche chiuse. Le consonanti non sono proprio chiuse, sono dentali. Tali. Qui al Baby Park sono nate amicizie. C'è chi ha pianto, chi ha festeggiato avvenimenti importanti e chi ha trovato l'amore. Tu non puoi passare! Wow! Ricordare. Pietro, ogni storia può finire. L'importante è ricordare. Ti stavo aspettando. Bella! In realtà in origine era una filanda, perché Messina e questo quartiere erano famosi e ammirati da tutto il mondo per la produzione dei tessuti e la lavorazione della Messina. E Chicolino? Sì, hai un nuovo amico? Chico, hai un nuovo amico? Chi è? È già tanto che te ne sei reso conto che sono così importante per tutto il quartiere. Oh, è